andavano decadendo, di pari passo con l'aumento della ricchezza, con il progresso dell'arte e della cultura. Per lui, su codesta china, la città, l'Italia intera, andavano incontro ad un disastro. I responsabili erano da ricercarsi in coloro che avevano usurpato la libertà cittadina, che spendevano il pubblico denaro per porre le basi della tirannide, che ostentavano il loro pagano culto dell'arte. Lorenzo, in una parola. Savonarola. Il partito degli umili, degli onesti, di coloro che cominciavano a sentire il peso delle grandezze medicee, aveva ormai una voce e un capo. Leonardo. Qualcosa in famiglia che non va. Nostro padre? No. Non è per nostro padre, è per te. Sono venuto a dirti, in nome di Dio, di lasciare questo palazzo e le male compagnie e tutti i segni di lussuria che vi si trovano. Oggi frate Gerolamo ha parlato in San Marco. La gente non stava più nella chiesa e ha dovuto parlare al chiostro sotto il rovaio. Nessuno aveva mai udito un simile parlare. Molti sono venuti meno e hanno confessato in pubblico i loro peccati e il proposito di emendarsi. Tutti piangevano. E che disse mai il vostro frate? Che il tempo della penitenza è vicino. Che il Signore Dio manderà flagelli a Firenze se non si purga delle sue colpe. Così molti consegnarono subito le loro catene d'oro e i loro gioielli perché se ne traessero ducati da soccorrere i poveri. Anche Lorenzo fa altrettanto. Più volte ha donato al convento di San Marco. E questo non prova la sua colpa? Ma poi invece di emendarsi torna alle sue arti pagane e corrompe la città e spende per le sue pitture lascive più di quanto possiede. Povero fraticello, che puoi sapere delle ricchezze di Lorenzo? E d'onde gli viene tanta ricchezza? Dal sangue dei fiorentini. Compera intere fortezze per preservarsi dalla mala sorte. Tu non conosci Lorenzo. E vuoi conoscerlo tu, che respiri ogni giorno quest'aria viziosa. Quando avrà ridotto Firenze in servitù, allora lo conoscerai. Lorenzo è il più saldo presidio della libertà di Firenze. Fin quando i fiorentini non saranno stanchi di dargli denaro. Allora lo pretenderà con la forza e si farà tiranno della città. Ascolta. Lorenzo è più che un padre per me. Se i tempi sono vili, volete accusarne il migliore di noi tutti. Qui si coltivano la bellezza e la verità. La bellezza è nell'anima, non nelle vostre immagini di lussuria. Nell'arte non è peccato. Vieni in convento con me. Lì si dipingono immagini senza peccato. Lì solo è la salvezza. Un giorno i medici saranno scacciati da Firenze. Il popolo irromperà in questa casa, distruggerà tutto. Se tu ci sarai, anch'io ci sarò. Ma da questa parte. Dio abbia pietà di te. Thank you.
L'abito è migliorato. Ed è tutto il progresso che si vede. Vogliamo fare la pace? Va bene. È questa superbia che insegnano in casa Medici? Dico a te. Bada, Torrigiano. C'è un limite anche alla pazienza dei santi. E il santo saresti tu. Cos'è, un vizio di famiglia? Ho visto un tuo fratello col saio dei domenicani. Non sarai anche tu della congrega di frate Gerolamo? Ciascuno fa il proprio mestiere. Mio fratello frate, e tu merce da bordello. E così tu mangi il pane dei medici e sei di quei piagnoni di Gerolamo? Vuole distruggere l'arte per restare lui solo a primeggiare. L'anima tua, Torrigiano! Te l'avevo detto! Dovrei cominciare dai principi e dai grandi, ma due cose me lo impediscono. La prima è che raramente o mai vanno alla predica. La seconda che, se vi vanno, chiedono cose che non dispiacciono loro. Questi primati chiamano i cittadini a partecipare allo Stato e agli uffici per obbligarli a rendere i voti come a loro piace. Questi grandi quasi ignorassero di essere uomini come gli altri, vogliono da tutti essere onorati e benedetti. Il vero predicatore, però, non sa blandirli, ma piuttosto mordere i vizi loro. Onde perché non fa come gli altri? Essi non lo possono patire. Egli si aspetti dunque da loro guerra e tribolazioni. Quanta e quale sarà questa persecuzione quando il vero predicatore sarà nelle loro mani? Chi gli crederà quando sarà scomunicato, quando sarà preso a forza, quando le turbe saranno sedotte con l'astuzia e la falsa dottrina, quando costoro con l'ipocrisia faranno mostra di santità ai popoli? Poco dopo, a soli 43 anni, Lorenzo morì. Sentendosi alla fine, aveva mandato a chiamare il Savonarola. Portatemi il padre Gerolamo, perché non ho mai trovato vero frate fuor che lui. E con la scomparsa del Magnifico, l'equilibrio da lui creato si ruppe e i primi eserciti stranieri si rovesciarono sulla penisola. Nel 1494 Carlo VIII, re di Francia, invase la Lombardia e proseguì verso il sud. Firenze insorse. I successori e i partigiani dei Medici furono cacciati dalla città, le loro case saccheggiate. Firenze si salvò dall'occupazione francese grazie al valore dei suoi cittadini e alla fermezza del Savonarola. Le sue profezie cominciavano ad avverarsi. A Roma era salito al pontificato lo spagnolo Borgia, Alessandro VI, il più vistoso frutto della corruzione dei tempi. Proteggeva apertamente i suoi figli, Lucrezia, che ebbe tre mariti, e Cesare, detto il Valentino, che aveva strangolato nel letto il terzo marito di sua sorella, aveva fatto assassinare il proprio fratello e imperversava nella città in attesa di più vaste avventure. Contro il Borgia, che gli aveva proibito di predicare, Savonarola tuonava. O lussuria di Roma e dell'Italia e dei sacerdoti, che sei pubblicata per tutto il mondo e ne è venuto il fetore insino al cielo, che non v'è 100 meretrici, non ve n'è 200,
non 300, non 1000, non 2000, non 4000, non 6000, ma ve n'è più di 10.000. E i garzoni son fatti femmine. Molti che vedono tanto proprio dicono che non c'è Dio, che se ci fosse verrebbe a punire tanta scelleratezza, e bestemmiano il nome di Dio. A Roma, dove era tutto un fervore di interesse per le scoperte di antichi capolavori, veniva ora il giovane Michelangelo. Dopo la morte di Lorenzo era andato Ramingo a Bologna, dove aveva scolpito un San Petronio. Un San Proculo. E un angelo che sorregge un candelabro, dall'anatomia assai più sicura. Poi era tornato a Firenze, che ribolliva di umori repubblicani, e quasi a manifestare il suo smarrimento e la sua solitudine, aveva scolpito un cupido di un tocco così classico che un amico gli suggerì di dargli una patina e venderlo per antico. Il trucco era riuscito, ma poi era stato scoperto, e subito era corsa la fama del prestigioso imitatore. Messer Baldassarre del Milanese. Chi vi manda? Ho una lettera di Messer Lorenzo de' Medici Popolano, nipote del magnifico Lorenzo. Ah, sicché siete voi. Il famoso Buonarroti, eh? E venite proprio da Firenze? Scusate, sono Paolo Rucellai, fiorentino. E questo è Messer Jacopo Galli, banchiere in Roma. Avete nuove recenti da Firenze? Una grande confusione. È vero che ci sarà la guerra? Se non c'è, si inventa, gli uomini son pazzi. Già. E frate Gerolamo? Predica. E voi siete esule o? Insomma, state per lui o per i medici? Io... Forse chiedo troppo. Io sto per me stesso. Che è sempre un bello stare. Allora, me lo volete rendere il bambino? Intendo il cupido che avete venduto al signor cardinale di San Giorgio. So che è tornato a voi. Vabbè, è tornato e a me resta. I 30 ducati li avete avuti. È un buon prezzo. Un buon prezzo? A un buon prezzo! 200 ne avete avuti. E hanno confessato in pubblico i loro peccati e il proposito di emendarsi. Tutti piangevano. E che disse mai il vostro frate? Che il tempo della penitenza è vicino. Che il Signore Dio manderà flagelli a Firenze se non si purga delle sue colpe. Così molti consegnarono subito le loro catene d'oro e i loro gioielli. Leonardo. Qualcosa in famiglia che non va? Nostro padre? No. Non è per nostro padre, è per te. I fumi andavano decadendo
di pari passo con l'aumento della ricchezza, con il progresso dell'arte e della cultura. Per lui, su codesta china, la città, l'Italia intera, andavano incontro ad un disastro. I responsabili erano da ricercarsi in coloro che avevano usurpato la libertà cittadina, che spendevano il pubblico danaro per porre le basi della tirannide, che ostentavano il loro pagano culto dell'arte. Lorenzo, in una parola. Savonarola. Il partito degli umili, degli onesti, di coloro che cominciavano a sentire il peso delle grandezze medicee, aveva ormai una voce e un capo. Sono venuto a dirti, in nome di Dio, di lasciare questo palazzo e le male compagnie e tutti i segni di lussuria che vi si trovano. Oggi frate Gerolamo ha parlato in San Marco. La gente non stava più nella chiesa e ha dovuto parlare al chiostro sotto il rovaio. Nessuno aveva mai udito un simile parlare. Molti sono venuti meno.